Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 14. Siamo partiti anche oggi con un ritardo nella norma. Siamo intorno alle 10 di giovedì sera. La nostra chat praticamente aveva perso ogni speranza perché c'è stata una piccola falsa partenza, ma vedo che fanno dei commenti particolarmente sagaci. Ma in realtà adesso ci siamo pronti. Michael Sacchi dagli Astronautica Studios. Siamo quasi tutti, ma abbiamo anche un ritorno come la settimana scorsa, quindi partiamo con un giro di saluti. Partiamo da Paolo Amoroso, sempre da Milano, ma non qui dagli studios, dai suoi studios. Ciao Paolo. Vi saluta anche Paolo Amoroso da Milano. Bentornato Paolo. Non so mai se dire il tuo blog o no, però avventureplanetaria.blogspot.com, perché gli archivi sono sempre buoni. E perché recentemente hai linkato qualcosa? No, non ho fatto variazioni. No, mi ricordo che mi hanno parlato di qualcosa, forse ho pensato che... Vabbè. Ah sì, un vecchio post, ho segnalato un vecchissimo post. Perché c'era... un'altra discussione. Infatti, forse vale la pena poi parlarne. Non vi anticipo niente, anche perché probabilmente ce ne dimenticheremo, ma continuiamo il giro con Luigi Morielli da Ovest Ticino. Saluto a tutti da Carmagnola, da parte di Luigi Morielli. Il sempiterno Luigi Morielli lo potete leggere su astrogation.blogspot.com, che all'uopo mi ero preparato qua perché non lo facciamo mai vedere, ma c'è il suo blog da cui traiamo informazioni tanto quanto lo facciamo da Astronaut News, un portale di news dell'associazione ISA, che è rimpinguato di notizie dei nostri articolisti, ma Luigi è un one man show, fa tutto da solo e lo fa molto molto bene. Quando non scrive sul suo blog, scrive anche una rubrica per il mensile Celum, quindi cosa possiamo volere di più? È il sempiterno Luigi Morielli. Continuiamo con il giro della formazione canonica, ormai è più di un anno che è canonico, quindi è canonizzato anche il nostro Riccardo Rossi. Non è canonica stasera perché non c'è Marco, comunque ci sono io, Riccardo Rossi, sempre da Modena. Saluto tutti gli amici in diretta e anche quelli che ci ascoltano in differita. No, era per dire che finivo la lista delle persone normalmente canoniche, ma è quasi un regular ormai, perché la seconda settimana di fila il nostro Luca Di Fino. Il nostro eretico da Roma, Luca Di Fino. Buonasera a tutti. Ti sentiamo un po' piano, forse l'altra volta eri switchato su un microfono migliore, anche prima ti sentivo meglio, adesso sei un po' sparito nel rumore, ti ho anche inquadrato. Va meglio adesso? Va un pochino meglio, sì, potrebbe essere il solito effetto placebo di cui parlavamo prima in pre-show, però ti ho sentito un po' meglio. Vediamo poi come andrà dopo, vediamo se è il caso di fare qualche altro aggiustamento, ma quello che conta sono i contenuti e non la forma. La forma è un umile supporto per i contenuti. Diamo un occhio alla scaletta, vediamo che cosa ci riserva la puntata di oggi, in particolare la parte di saluti di rito. Ha qualcosa di particolare? Sì, infatti in chat vedo collegato in diretta l'amico Giuseppe Albini, AJ, che ha iniziato a lavorare presso l'ESOC come flight controller di Goce e Cryosat. Mi correggerà nella chat se sto dicendo delle fesserie, i nostri migliori auguri ovviamente. È ancora infognato, diciamo così, nel training, e quindi gli auguri vanno prima di tutto per quello, e poi avremo anche occasione di sentire dalla sua voce come funzionano le cose dentro lì. Speriamo che non sia coperto alcun tipo di NDA e simili. Intanto Giuseppe sta confermando che è proprio questo di cui si occuperà dopo l'addestramento. In bocca al lupo per tutto, Giuseppe. Beh, innanzitutto congratulazioni, perché esatto. Più che in bocca al lupo, che sembra che non abbiamo fiducia in lui, fra. Bene, l'altra cosa che... Se volevi sminuirmi, ci sono riuscito, allora adesso ti sminuisco io. Sapete un segreto di Mike? Lui guarda 100 vetrine. Ma non è vero, ho fatto un... confermo. Ma ho fatto un tweet che parlava di 100 vetrine perché mi trovavo a casa dei miei la settimana scorsa e la TV era accesa su quel canale. E mi sono messo ad ascoltarlo un attimo, un'esperienza che non consiglio a nessuno.
Beh, Sergio Troiano è un nostro cliente, quindi figurati. Ah, no, allora guardatelo perché è effettivamente fatto bene. Sì. Bene, non mi sembra ci sia altro da dire, ma c'è qualcosa da ascoltare perché Riccardo ci vizia e dopo lo speciale, che chi non l'ha ancora ascoltato deve correre ad ascoltare in questo momento, lo trovate su astronauticast.com, è ancora nella prima pagina, c'è un gigantesco 2011, ci cliccate sopra, fate play e avete 2 ore di totale fesseria Esatto. distillata con attenzione da Riccardo a partire dalle registrazioni di un anno intero di Astronauticast. Però riesci anche a distillare la parte succosa, più interessante o meglio più in topic del nostro podcast e lo fa con i weekly recap di cui quello della puntata 13 arriva or ora. Astronauticast. Sono tornato sempiterno come una volta. Lo spoilerone di Paolo Attivissimo che si è autoannunciato tra gli ospiti di Astronauti con sé, il titolo del suo intervento, che è Dal complottismo sugli UFO all'occhio di Dio, un'antologia delle bufale spaziali, quindi sarà proprio una bufalorama, da non perdere. Domenica alle 18:45 ora italiana, Phobos Grunt si è disintegrata probabilmente a sud del Pacifico. Sì, diciamo che c'è stata un po' di polemica, nel senso che si è visto che c'era un po' di andirivieni di notizie, uno diceva è caduto, non è caduto, è rientrato, non è rientrato, però è una cosa che ci sta. Le fonti ufficiali c'erano, bastava scegliere le notizie giuste. Il James Webb Space Telescope pare che abbia trovato sia gli appoggi politici che quelli finanziari per poter riprendere sia la costruzione, poi arrivare fino al lancio. Questo, secondo me, è l'esperienza maturata con lo sviluppo di questo nuovo telescopio spaziale potrebbe essere davvero preziosa per evitare il ripetersi di cattive gestioni. Io direi che è una cosa molto difficile la gestione di progetti di questa portata, di queste dimensioni. Non voglio essere salomonico, non voglio dire ok, hanno ragione tutti, però prendiamo atto che è comunque una cosa difficile e molto molto costosa. I soldi sono una commodity che non abbonda o comunque viene concentrata su altri ambiti. Questo è un ambito che storicamente soffre. Per chi non mi conosce, sono Luca Di Fino, sono all'Università di Roma a Tor Vergata, che la gestione di esperimenti scientifici non si può gestire, diciamo, come un normale progetto industriale. Di Dragon, il volo di dimostrativo dei COTS C2 e C3, questi due voli sono stati uniti e avrebbero avuto luogo il 7 di febbraio. La notizia, giusto una pillola che vi diamo in questo caso, è del rinvio, non è ancora stato stabilito la data del rinvio. Vi invitiamo a visitare Astronauti News perché il lavoro dei nostri articolisti su forumastronautico.it è impagabile. No, dico, infatti non lo paghiamo. Ah, ok. La notizia è che a poco avrebbero annunciato i nomi per Grail A e Grail B, e in effetti i nomi sono usciti: Ebb e Flow, flusso e riflusso. Gastrico Si tratta tipo? A evidentemente come? me viene in mente il riflusso gastrico. Questi nomi, flusso e riflusso, fanno riferimento proprio al campo gravitazionale della Luna che provoca le maree da noi sulla Terra, quindi è una scelta che ha Bello. più piani di lettura. Per cosa è famosa Bozeman nel Montana? Di Mike Leinbach. Ha iniziato la sua nuova attività di lavoro, la sua nuova avventura di lavoro presso United Launch Alliance. Misure di massa di ammasse di galassie, ok. Ma 4 volte alla settimana. incasso il colpo con dignità. Sotto con le rubriche. Dunque, oggi si parla di opportunity, dato che l'energia disponibile è sempre meno, andando verso l'inverno. Che cosa sono alcuni strani oggetti che si vedono volare via in un bellissimo video di una missione shuttle, in particolare STS-133? Pensavo di andare più lungo, ragazzi, ben finito. Mi è piaciuto, sono contento di aver tirato fuori anche io il mio Android. Intanto vedevo la chat che osservava con profonda invidia e questo mi rende ancora più contento. Riccardo, a parte che questo è un consiglio per chi ci segue in diretta o ci segue nella versione video. O meglio, un incoraggiamento per fare così e non sentirci soltanto in audio, anche se mi rendo conto che è la modalità più comoda. Riccardo riesce addirittura ad affiancare a questi recap un contributo visivo. C'era una vignetta, chiamiamola vignetta, non so. È riuscito a scovare delle mie fotografie
assolutamente improbabili. Non verrà più portata nella diretta, quindi se volete vederla andate a vedervi la puntata su YouTube, youtube.com/astronauticast. Se tra le altre cose volete capire per cosa è famosa Boltzmann nel Montana, ascoltatevi la puntata. Questo è da considerarsi un suggerimento per chi si è perso la puntata precedente. Il compito è a casa. Bene, mi sono perso la scaletta, non ce la posso fare stasera. Eccola qua, non riuscivo a cambiare il tono, però volevamo raccontarvi, o meglio, ricordare la tragedia di Apollo 1 che si compie 45 anni domani, perché era il 27 gennaio quando i tre astronauti, non vorrei dimenticarmi i nomi, quindi aspetto che carichi la pagina, Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee, non ero sicuro di ricordarmelo, quindi ho aspettato la pagina. Insomma, mi pare che ci sia una pagina anche commemorativa della NASA per questo. Sì, infatti. Hanno ovviamente 45 anni, è una cifra abbastanza tonda, nel senso che questi qua sono stati i primi astronauti americani a immolarsi nei viaggi spaziali veri e propri, diciamo, perché qui stavano collaudando tutti gli effetti la capsula Apollo. E ci sono stati un sacco di errori, come racconta bene nel film Apollo 13 Tom Hanks, hanno sbagliato tante cose, in effetti col senno di poi erano cose a cui si poteva anche pensare, per esempio due atmosfere di ossigeno puro all'interno di una capsula d'alluminio è bastata una scintilla di un cavo che si era consumato con lo spostamento di parti meccaniche all'interno della capsula. Come questo cavo ha fatto una scintilla e l'alluminio di cui era composto l'interno della capsula è bruciato come carta a tutti gli effetti, e quindi i tre astronauti hanno avuto giusto il tempo di capire che stava succedendo qualcosa di brutto, odore di fuoco. Infatti l'urlo di Chaffee ha detto fire, smell fire, è l'ultima cosa che ha detto, perché nel giro di 15 secondi sono stati uccisi dai vapori tossici che si sono prodotti dalla combustione di quello che era messo all'interno. Il fatto di mettere due atmosfere di ossigeno puro era anche per provare la tenuta della capsula, dato che arrivando in orbita avrebbe avuto un'atmosfera interna della pressione di un'atmosfera, di un bar, per poter simulare la differenza di pressione rispetto alla pressione atmosferica hanno dovuto portarla a due atmosfere, e quindi uno dei problemi per cui non si sono potuti salvare è anche il fatto che il portello si apriva verso l'interno, e quindi con la pressione forte all'interno si doveva prima depressurizzare la capsula, e sarebbero stati necessari almeno 90 secondi per riportare la pressione al valore, a uguagliare, di modo che si potesse aprire il portello. Beh, noi siamo abituati a pensare alla NASA e in generale al volo spaziale come l'esempio massimo di attenzione al dettaglio, attenzione alla sicurezza. Lì forse è da dove è partito tutto, perché fino ad allora il clima era diverso. Ricordiamoci che si trattava di una corsa alla Luna, si cercava di arrivare sulla Luna prima dei russi e non si avevano informazioni precise sullo stato dell'opponente, dell'avversario. Dell'avversario. Anzi, avevano visto che c'era già stato un razzo N1 in rampa, sì. E quindi il dubbio che potessero essere già avanti con col progetto anche i russi c'era, e come. E la capsula Apollo aveva, adesso ho letto prima i numeri, se non sbaglio su Wikipedia, un numero enorme di issues, come si chiamano, di questioni aperte dal punto di vista ingegneristico. C'erano modifiche richieste alla capsula che era già praticamente integrata, perché il lancio sarebbe stato a distanza di circa un mese, e questo mi viene in mente il portello che si poteva aprire, come dicevi tu, in 90 secondi, ma soltanto se la pressione all'interno della capsula era inferiore a quella dell'ambiente circostante.
che può essere effettivamente una cosa corretta per un ambito spaziale, però ricordiamoci che la capsula deve stare anche a terra e i 90 secondi erano un tempo impossibile, perché se l'uscita di emergenza non è fattibile pensare che in 90 secondi è in una condizione di difficoltà. Di fatto poi è stato modificato, è stato fatto il portello esplosivo, perché basta istantaneamente si fa saltare il portello e se da un certo punto di vista è un rischio, perché di fatto sono cariche esplosive e sono una situazione di potenziale pericolo, perché un portello che si apre nello spazio non è bellissimo, però è comunque la possibilità di, in caso di incendio anche nello spazio, se hanno la tuta addosso bastava far saltare il portello, mancava l'ossigeno e le fiamme sarebbero spente. Li ricordiamo come, appunto, come le prime vittime americane dello spazio, infatti anche sul Launch Complex 34, che è diventato più ormai più un monumento e un piccolo santuario ai caduti, sono rimaste le targhe che ricordano questo tragico evento. Fra l'altro si è spellato poi dalle analisi successive, si è poi capito che appunto è stato un filo che di cui si è rovinato l'isolamento a forza di sfregare, e consideriamo che per la capsula Apollo c'erano circa 50 km di cavi, quindi rendiamoci conto di quello che voleva dire aver costruito un qualcosa di nuovo di corsa, perché dovevano, appunto, come ha ricordato Mike, dovevano superare i russi, anticiparli e riuscire a controllare tutto. In effetti non è stato semplice. Sono state ovviamente delle leggerezze, però sono delle leggerezze che, anche se si è in tanti a pensare a queste missioni, possono sempre sfuggire. Già, vi invitiamo a visitare il mini sito che NASA ha dedicato, innanzitutto l'immagine del giorno di oggi, a questo evento dell'astronautica, che fa parte della storia dell'astronautica. Quindi, fra l'altro, la missione era stata codificata come AS-204. Sì, è stata disegnata Apollo 1 soltanto in seguito. Ecco, però una cosa che mi stupisce è che i tre astronauti, nelle foto di rito, hanno già la patch con scritto Apollo 1. Quindi di fatto era già Apollo 1. Forse non era ancora, cioè non era la missione Apollo 1 quella in cui sono deceduti, in quel senso. Nel senso, era un test. E allora avrebbe dovuto fare l'Apollo 1, però questa non era la capsula dell'Apollo 1, forse? No, la capsula era quella di Apollo 1, anche se il volo era designato AS-204, almeno dalla caption dell'immagine. Però in quel momento non si trattava della missione Apollo 1. Mi verrebbe da dire, se un equipaggio shuttle... Ah, beh, nel senso che era un addestramento, ok, esatto, sì, era un test ancora della... Non si trattava della missione, però... in quel senso lì. Si è esteso il nome di Apollo 1 a tutta la fase precedente, che mi sembra una cosa assolutamente simbolica, però doverosa. Sì, 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 beh, certo, ci mancherebbe. Di fatto stavano preparando quella missione, quindi... Già. Aggiungo solo quello che ci fa notare Filippo, che è quella di Apollo 1, poi questo periodo, cioè a fine gennaio, inizio febbraio, è il periodo in cui purtroppo sono successi tre incidenti più grandi per NASA, quindi è un periodo di commemorazione. Ecco, questa qui era un 45esimo anniversario, quindi era un po' più forte la cosa, quindi è stata divulgata maggiormente, però vedrete che anche nei prossimi giorni, il 28 gennaio dell'86 purtroppo esplose il Challenger e il Columbia il 1 febbraio, quindi vedrete che anche nei prossimi giorni avrete modo di vedere, immagino, comunque commemorazione di questi tragici eventi. L'anno prossimo, tra l'altro, saranno 10 anni del Columbia, quindi sicuramente ci saranno delle commemorazioni per quello. Viriamo la puntata su qualche altro argomento, non perché non sia interessante quello che stiamo dicendo, ma giusto per cambiare un attimo il tono. Vi annunciamo che in parallelo a questa puntata pubblicheremo l'intervista di Marco Zambianchi al team Irene. Irene sta per Italian Reentry Nacelle ed è un dimostratore tecnologico di un sistema di rientro sviluppato interamente
C'è un'immagine, io ce l'avevo pronta anch'io, ma pubblico quella che voi avete messo a disposizione. L'intervista è di qualche mese fa, se non sbaglio dell'estate scorsa, poi per una serie di problemi tecnici e organizzativi abbiamo posticipato a lungo la messa in onda, ma adesso è pronta. È abbastanza corposa, quindi invece di metterla all'interno di una puntata, e abbiamo dedicato un'intera puntata a sé stante. Si tratta di un sistema molto innovativo per proteggere un payload dal rientro orbitale. Si basa su una sorta di tessuto, vi lascio tutti i dettagli, che sicuramente più completi di quello che vi posso dire io, all'intervista stessa. La pubblicherò dopo questa diretta praticamente in parallelo, quindi astronauticast.com sarà un contributo soltanto audio e potete ascoltare l'intervista al nostro Archipep, Giuseppe De Chiara, e al suo team. Ecco Marco, in onore e come omaggio a questo progetto è andato all'anagrafe, mi dice, a cambiare il nome di entrambe le sue figlie, che chiamerà appunto Irene, e anche per scusarsi del ritardo nella pubblicazione di questa intervista. Le bimbe sono assolutamente entusiaste, non aspettavano altro. Va bene, allora un saluto a Irene 1 Zambianchi e Irene 2 Zambianchi. E proseguiamo con le notizie, siamo sicuramente lunghi questa puntata, lo vediamo già da ora. La prima notizia è relativa alla Progress 46 e alla Progress 45 che ha la sottostazione spaziale. Riccardo Rossi dovrebbe essere la persona più preparata per questo, ma io ho già una domanda, ma quella che hanno perso, il numero che fine ha fatto? Non lo sa nessuno. No, è rimasto, cioè non dici... È andato perso. In che senso? Era la 43 quella che... 43, sì. Ah, okay, 43 non si è lanciato per un periodo, no, per controllare che tutto fosse in ordine, e poi si è ripartiti dalla 44. Ok, ero stato per sapere come era andato il conteggio. Bene, dici tutto. Ricomincia appunto il traffico di navette da e verso terra dalla stazione spaziale, e chiaramente non solo equipaggio va e viene alla stazione spaziale, ma va e viene anche, vanno e vengono anche dei rifornimenti trasportati in questo caso dalle capsule automatiche russe Progress. Lunedì la Progress 45 si è staccata dalla stazione spaziale prima di disintegrarsi in orbita, come fanno sempre, pieni di materiali di scarto. Ha avuto anche il tempo di lanciare un piccolo satellite chiamato KBSM, un satellite di 40 kg, quindi un tipico nano satellite che rimarrà in orbita ancora per molto tempo e si occuperà dello studio delle onde di plasma nella ionosfera. Lasciato il boccaporto libero sul modulo Pierce, proprio stanotte a mezzanotte di oggi è stata lanciata il suo successore, la Progress 46. E il lancio è avvenuto in maniera nominale e arriverà sulla stazione spaziale domani intorno all'una, cioè non domani, venerdì, sabato mattina intorno all'una. La Progress 46 ha un carico di circa 3 tonnellate di cibo, rifornimenti, carburante, e quindi diciamo che tutto sta tornando a pieno regime sulla stazione spaziale dopo che c'era stato appunto il problema di cui Mike ha accennato prima, che aveva un attimo rallentato l'avvicendarsi delle capsule. Ecco, ricordiamo che ogni anno la stazione spaziale viene visitata in media da 4 missioni Progress, 3-4. Ma mi pare che quest'anno saranno forse 6, perché non ci sono più gli shuttle che portano su materiale. Sì, mi pare. È probabile che la frequenza aumenti. Beh, ma non... staremo anche a vedere in futuro con anche le varie capsule private che speriamo entrino in servizio al più presto, come gestiranno il traffico. Già, a proposito di capsule private, grazie per il gancio. Te l'ho messa bene. Grazie per il gancio, Riccardo. Un piccolo aggiornamento a quello che abbiamo detto nella scorsa puntata riguardo al ritardo della prossima missione dimostrativa di Dragon. Avevamo detto che la missione 2 e la missione 3 sono state unite in un'unica missione, in particolare
in un'unica missione si tenterà l'approccio, l'avvicinamento alla stazione spaziale e l'effettivo berthing, quindi la cattura con il braccio robotico e l'attracco della capsula in uno dei boccaporti della stazione spaziale. Abbiamo qualche dettaglio in più. Innanzitutto c'è una data preliminare per quanto riguarda questa missione, si parla di fine marzo, in particolare del 20 di marzo. La motivazione ufficiale di questa di questo ritardo è dovuto a verifiche aggiuntive all'hardware e al software dell'intero sistema Falcon 9 più Dragon, ma in particolare sono uscite delle indiscrezioni dall'interno, niente di segreto, si tratta di una cosa ancora abbastanza discussa, non si tratta di grossi segreti, pare che ci fossero dei problemi nel calcolo della traiettoria per l'avvicinamento e all'attracco della stazione spaziale, e poi dei problemi minori dovuti a interferenze elettroniche all'interno della capsula stessa. A questo scopo la NASA ha fornito, non riesco a trovare il nome della persona, comunque ha fornito un aiuto diretto in termini di know-how a SpaceX, portando un esperto del Johnson Space Center direttamente a collaborare con SpaceX per il calcolo di queste traiettorie, un esperto di rendezvous. C'è stata qualche, adesso non vorrei fare la dietrologia da giornalista perché ci sono dei retroscena su questa cosa, no, in realtà c'è stato qualche problema, qualche maretta per gli altri partner COTS, perché non è così normale che in un regime competitivo come quello di dei trasporti commerciali per la stazione spaziale NASA fornisca aiuto diretto in questo modo, ma è stato stabilito che si tratta di uno scambio di informazioni tra partner, quindi è tutto normale. SpaceX beneficerà del know-how di NASA, come è giusto che sia, essendo NASA un ente pubblico che fa ricerca e crea queste cose e la conoscenza per queste cose. Quello che è particolare è che la fine di marzo è un periodo un po' trafficato. Prima Riccardo accennava al traffico relativo alla stazione spaziale. Abbiamo il 16 marzo l'undocking dell'Expedition 30, degli ultimi tre membri dell'Expedition 30 che lasciano la stazione spaziale. Il 19 di marzo un altro cargo, in questo caso ATV 3, Edoardo Maldi, il nostro cargo europeo, che attraccherà la stazione spaziale. E il 31 dicembre invece il 31 marzo l'arrivo dell'Expedition 31, del secondo incremento dell'Expedition 31, che riporterà a 6 i membri dell'equipaggio della stazione spaziale. Non credo che ci saranno problemi a gestire questa cosa all'interno del calendario attuale, e vediamo se la data del 20 marzo verrà attesa oppure no. Fatemi tornare alla scaletta per sapere a chi passare la parola. La prossima notizia è una notizia di divulgazione, quindi chi meglio del nostro Paolo Amoroso può parlarne? Sì, volevo annunciare che gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea della classe del 2009, cioè il gruppo selezionato e annunciato nel 2009, che loro stessi hanno definito, si chiamano gli Shenanigans, hanno iniziato a scrivere un blog di gruppo chiamato Astronaut Training, di cui metteremo un link nelle note dell'episodio, in cui raccontano la loro attività e le loro esperienze. E il post di esordio di questo blog è stato affidato al francese Thomas Pesquet, che oltre a introdurre, a presentare i protagonisti di questo nuovo blog, di questo strumento di comunicazione e divulgazione, spiega anche più in dettaglio di che cosa si occuperà questo blog, e prende spunto dicendo che in occasione dei suoi incontri col pubblico e della stessa esperienza che probabilmente hanno avuto anche i suoi colleghi, gli capita di incontrare molti appassionati con grande competenza tecnica, con grande conoscenza delle missioni spaziali, della storia e dell'esplorazione dello spazio. Quindi, prendendo spunto da questo, Pesquet dice che il blog cercherà invece di soffermarsi sulle informazioni che è più difficile avere, che non si possono avere per esempio dai libri, dai documenti tecnici, dai dati, insomma dalle informazioni più accessibili sulle missioni spaziali.
Quel blog si concentrerà invece sul dietro le quinte della vita quotidiana degli astronauti, raccontando per esempio quali sono i loro viaggi, che persone incontrano, quali esperienze vivono, le barzellette, le piccole storie della loro vita quotidiana e tutto quello che appunto è difficile per chi non è nel mondo degli astronauti capire e sapere sull'addestramento di questi professionisti dello spazio. E questa nuova iniziativa degli Shenanigans, questo gruppo di giovani astronauti europei, conferma anche la loro vocazione alla comunicazione e alla divulgazione. Recentemente lo stesso Pesquet aveva fatto raggiungere quasi un piccolo record nel mondo dei social media, dell'uso del web per la divulgazione dello spazio, perché è stato il quinto dei sei componenti di questo gruppo a cominciare ad utilizzare Twitter. In questo caso la loro classe, quindi il gruppo di astronauti ESA del 2009, è quello che ha il maggior numero di utenti Twitter in proporzione, quindi 5 su 6. L'ultimo, quello che ancora non ha un account Twitter, è Tim Peake, l'inglese, l'astronauta inglese, che probabilmente sarà assimilato da questo nuovo strumento di comunicazione. Il blog Astronaut Training, di cui vi ho parlato prima, concederà molto più spazio alla loro descrizione testuale, alle loro foto, e quindi vi invito a seguire questa nuova iniziativa che conferma ancora una volta l'affiatamento e la compattezza di questo gruppo di astronauti europei. Volevo recuperare il link giusto per mettere un attimo in diretta nella nostra... L'ho messo in chat, vuoi che lo ripasto, che ce l'ho nella clipboard? No, ma è soltanto un problema di non ce la può fare il mio computer, non vi preoccupate, va tutto bene, eccolo qua, è un blog direttamente hostato da ESA. Dico eccolo qua perché lo sto guardando, ma voi no. Non ce la posso fare, ragazzi. Ufficiale Astronaut Training, eccolo qua. Ci sono attualmente due post che mi sono letto oggi pomeriggio. Proseguiamo. Oh, questa è una notizia che potrei... Cioè, la passo a due persone perché la scaletta mi induce a fare questo, ma il motivo è molto semplice. Uno è perché è assimilabile a un problema di... divulgazione, una questione divulgativa, quindi il nostro Paolo Amoroso sicuramente è la persona più adeguata, l'altra è una competenza territoriale e quindi anche il nostro Luigi Morielli, che l'ha segnalata, avrà qualcosa da dirci. Sì, intanto volevo chiedere a Luigi di riassumere questa notizia, di parlare di questa notizia, su cui volevo limitarmi a fare qualche commento anche perché lavoro in questo settore. Sì, infatti ti ho coinvolto nella scaletta anche per quello, perché tu tu partecipi al planetario di Milano, quindi conosci bene l'ambiente, conosci bene soprattutto per quanto riguarda la divulgazione, come bisogna lavorare, come bisogna far funzionare queste cose. E a quanto pare il planetario di Torino infinito pare che sia arrivato al limite, nel senso che è stato inaugurato nel 2007. È una bellissima struttura con le cupole di osservazione, con il museo dello spazio, con tutta una serie di operazioni anche di divulgazione, proprio con conferenze. No, è strutturato, è sempre stato ben strutturato, infatti 40.000 visitatori all'anno per i primi 4 anni di vita non sono male. Il problema qual è? Che attualmente si trova con 500.000 euro di debito. E quindi il presidente Attilio Ferrari ha detto: non voglio essere io ad avere tutti questi debiti, non voglio caricarmi di tutta questa responsabilità, e quindi entro fine gennaio mi sa che dovremo chiudere bottega. Il problema principale qual è? Che comunque la manutenzione e tutto il discorso per il mantenimento di questa struttura, che è decisamente grande, ha un costo di circa 1 milione di euro all'anno. Fino al 2010 ci sono state due fondazioni, quella della Cassa di Risparmio di Torino e quella del
di San Paolo, che hanno finanziato, perché sono entrate nel finanziamento principale per la costruzione del complesso, perché inaugurato nel 2007 è costato 11 milioni di euro il complesso del planetario qua di Torino, che poi in realtà, diciamo, planetario di Torino è nel comune di Pino Torinese, quindi un piccolo comune che è sulla collina di Torino. E, di fatto il contratto, chiamiamolo così, con quegli accordi erano che sarebbero entrati nella costruzione del planetario e poi sarebbero entrati anche nei finanziamenti per il sostentamento di questa struttura con 500.000 euro appunto all'anno per 3 anni. Ovviamente 2007 inaugurazione, 2010 è stato l'ultimo anno in cui sono arrivati i soldi, 2011 i soldi non sono più arrivati dalle fondazioni, quindi questi 500.000 euro mancano all'appello. La regione Piemonte, la provincia, sì, la regione ha dato 200.000 euro all'anno, e la provincia 10.000 euro, e il resto è parte di introiti per tutte le operazioni, comunque anche per quanto riguarda il pubblico e comunque anche altre fonti, piccole fonti di finanziamento, però di fatto siamo in questa situazione. Nel 2009, fra l'altro, era anche già successo, perché per spostarsi da una struttura all'altra interna, dato che è sparso sulla collina come struttura, perché non è tutto raccolto, c'era una piccola funicolare che serviva per spostarsi da una struttura all'altra, e per una frana che è successa nel 2009 si era bloccata questa funicolare e già lì erano mancati i soldi, perché nessuno si era preso la briga di investire per sistemare questa cosa. A oggi la situazione è questa, cioè 11 dipendenti, perché ha 11 dipendenti il planetario, rischiano di perdere il posto, e ovviamente la città di Torino, ma tutta la regione Piemonte, perderebbe una struttura importantissima dal punto di vista della divulgazione scientifica, perché c'è il museo, c'è poi gli osservatori. E, sempre questa notizia è sbucata fuori sul quotidiano La Stampa, che è proprio di Torino. E il giorno dopo, questa notizia di martedì, il giorno dopo c'è anche uscita un'altra statistica che diceva che in base a un sondaggio che hanno fatto c'è oltre il 50% di persone che non sanno la differenza fra una stella e un pianeta. Quindi ci rendiamo conto che la divulgazione è come dice bene, ricorda sempre Paolo, la divulgazione è importante, proprio a partire dalle basi. E sono proprio istituti come i planetari che possono dare queste basi. Infatti, è proprio quello il discorso. Se questo planetario arriverà al punto di richiudere, sarà una perdita gravissima per quanto riguarda sia la cultura generale, ma soprattutto per la cultura torinese, perché ce l'abbiamo più qua a un tiro di schioppo, come si dice normalmente. E un comunicato del... dell'assessore regionale alla cultura dice che è inaccettabile questa situazione, bisognerà comunque risolverla, ma risolverla vorrebbe dire comunque entrare e finanziare, e con i chiari di luna che ci sono oggi non mi pare che si riescano a trovare 500.000 euro così di punto in bianco. Poi, per carità, magari sarebbe un'ottima notizia questa. Adesso passo la parola a Paolo, che penso che abbia molte cose da dire. Sì, diciamo che io ho un po' di esperienza con questo tipo di problemi, perché collaboro con il Planetario di Milano. Mi sembra questo un esempio di un problema più generale della politica, della cultura e della divulgazione. Un problema che l'editore Leo Longanesi aveva riassunto scrivendo nel 1957: alla manutenzione l'Italia preferisce l'inaugurazione, nel senso che spesso le istituzioni o sponsor istituzionali o anche privati sono ben disposti a finanziare strutture, opere anche molto costose. Il problema è che non tengono conto o dimenticano che queste strutture a regime, per funzionare, hanno bisogno di risorse che spesso sono paragonabili come ordine di grandezza a quelle necessarie per la costruzione, quindi per la manutenzione non soltanto delle strutture, delle attrezzature, ma anche per la vita di un istituto, quindi
per la presenza di personale che va pagato, sono necessarie comunque una grande quantità di risorse. Quindi, se non si ha un'idea chiara fin dall'inizio di un progetto di questo tipo, da dove devono arrivare questi fondi, questi finanziamenti, queste risorse, la vita di un istituto, come sta avvenendo nel caso del Planetario di Torino, è estremamente difficile. Dover cercare di capire di anno in anno dove trovare una somma non proprio piccola come 1 milione di euro è una navigazione a vista che rende molto difficile la vita di istituti come questo. Quindi posso solo limitarmi a fare gli auguri ai colleghi e agli amici di Torino, non conosco nel dettaglio la loro situazione, ma insomma mi auguro che riescano a trovare degli sponsor o istituzionali o privati con un impegno a medio o lungo termine. Mi piacerebbe. Soprattutto l'impegno deve essere costante proprio per quello che dici, perché di fatto questi finanziamenti che arrivavano da parte di queste due fondazioni molto importanti, il fatto che si siano interrotti forse anche non è stato visto sul lungo termine, perché i 3 anni erano stati detti all'inizio e di fatto adesso sono scaduti questi 3 anni, quindi non è che possano cadere un po' dal pero, prenderla così, per il fatto che si manchino questi soldi. Di fatto era una cosa che potevano prevedere, ma bisogna anche poi trovarli i soldi, è sempre quello il problema. Mi piacerebbe fare un giro al planetario di Torino, finché è possibile, no? Senza pessime battute, ma in generale cercherò di pensarci nei prossimi giorni. Voglio conoscere di più la realtà, semplicemente perché non conoscevo nulla del planetario di Torino prima di questa notizia, colpevolmente, ovviamente. Via Osservatorio 35, dalla chat ci segnalano l'indirizzo se vogliamo anche Sì. darlo. Comunque, ok. La notizia per cui abbiamo coinvolto anche questa sera Luca Di Fino è quella che da quando sono. Io sono radioamatore circa dal 2004-2005, mi pare. E mi hanno parlato da allora di quanto era bello fare radio quando c'era il sole particolarmente attivo, come accadeva in passato. Perché l'attività solare ha delle influenze sull'alta atmosfera, sulla ionosfera in particolare, e quindi tutto quello che concerne le comunicazioni radio che sfruttano la ionosfera per andare più lontano. Da allora, da quando sono radioamatore, anche se adesso ho un po' limitato la mia attività, un po' tanto, il sole è stato praticamente in una sorta di calma piatta. È iniziato un nuovo ciclo, è iniziato, questa è una notizia più astronomica che astronautica, però. Ci sembrava importante, è iniziato un nuovo ciclo con l'attività che si manteneva ai minimi storici, adesso pare esserci un po' di attività. Chi più di un fisico che mastica pane e particelle giorno e notte, quando i contratti glielo permettono, di Luca Di Fino può raccontarcelo. Allora, diciamo, sei stato sicuramente sfortunato perché hai trovato il minimo solare più lungo, penso, degli ultimi non so quanti secoli. E sì, diciamo c'è stato questo nuovo ciclo che sta iniziando, siamo rientrati quindi in un periodo di attività solare più intensa e proprio il 22 c'è stata una forte attività, c'è stato sicuramente un brillamento molto forte, di classe mi sembra quasi M9, e associato poi a una grande CME, una grossa emissione di massa coronale, quindi un grosso flusso di particelle, e se ne è tanto parlato, perché appunto era, diciamo, proprio dal 2005 che non si vedeva un'attività così grande. Scusa Luca, puoi picchiettare un attimo sul tuo microfono, che voglio verificare una cosa tecnica, chiedo scusa. Infatti, stai usando l'altro microfono, vedi se riesci a fare lo switch. Intanto io visualizzo, per ingannare il tempo, il tuo blog, che ho dimenticato di citare in apertura, ma è lucadifino.wordpress.com, il blog dove parli di fisica,
come in questo caso un ottimo articolo su questa tempesta solare, ma anche in particolare di Altea, l'esperimento che hai seguito e che cerchi di seguire ancora sperando che tornerà sulla stazione spaziale. E abbiamo più volte avuto modo di chiacchierare con te di questo. Guardavo il video, una delle caratteristiche di questa tempesta solare rispetto ad altre comunque che ci sono state anche all'interno di questo minimo è che questa volta lo stream di particelle ha colpito direttamente la Terra. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Esatto, diciamo quando si parla di tempesta solare in realtà ci sono... Ho cambiato il microfono. Ah, adesso ti sentiamo bene. Continua così. Sentite? Sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, meglio di prima? Meglio di prima, decisamente meglio di prima. Allora, dicevo, quando si parla di queste tempeste, in realtà ci sono vari fenomeni, diciamo, separati tra di loro che possono accadere, diciamo, insieme e non sempre accadono insieme. Quindi la prima cosa, appunto, siamo in un periodo di sole attivo, la prima cosa che si è vista è proprio la flare, cioè il brillamento, cioè quelle proprio l'immagine che adesso è trasmessa, credo, di Riccardo, cioè questi grossi, diciamo, lampi dalla superficie del Sole che emettono in ultravioletto, raggi X, eccetera. È proprio dai raggi X che si misura l'intensità del brillamento. Insieme a questo, appunto, si provoca un evento di particelle solari, cioè una serie di protoni, principalmente protoni di abbastanza bassa energia, e elettroni che vengono sparati nello spazio. Poi per il modo di questi, se il modo, diciamo, di questi protoni arriva, diciamo, interseca l'orbita della Terra nel punto in cui c'è la Terra in quel momento, possiamo osservare a Terra, quindi anche con gli strumenti in orbita, questo flusso di particelle che arriva. Allora, quello che invece è mostrato adesso è un fenomeno, diciamo, in scala più grande, perché come vedete è un'emissione di particelle visibili che è quasi a 180 gradi, insomma, è molto estesa, e questa è la parte invece di CME, quindi di emissione di massa coronale. E queste particelle sono, anche qui c'è una parte, diciamo, di particelle ad alta energia, una parte di particelle a bassa energia. Dicevamo, le particelle emesse, diciamo, da una flare, quindi da un brillamento, ho detto che sono particelle lente e vanno a circa 400 km al secondo. Mentre queste emesse dalla CME possono arrivare, l'ultima che è stata appunto dal 22 in poi, sono arrivate fino a 2200 km al secondo. In ogni caso ci sono una serie invece di particelle che sono dette quasi relativistiche, che sono quelle che proprio in questa immagine che sta girando, voi vedete che verso la fine dell'immagine il cielo è coperto cioè aumentano i puntini bianchi sul cielo, non so se lo notate, e quei puntini bianchi sono il segno delle particelle che stanno arrivando, quindi delle particelle che viaggiano quasi alla velocità della luce e che accendono il campo dello strumento. Quindi questa era una curiosità. E, diciamo, di questi fenomeni come sono connessi, tutto parte dal campo magnetico del Sole e dalle macchie solari. Vediamo se riesco a mostrare l'immagine che avevo preparato prima. Allora, non so se vedete, allora, quando il Sole è calmo siamo, diciamo, nella situazione 1, in cui il campo magnetico è lineare, quindi abbiamo un dipolo abbastanza ideale, quindi delle linee diritte che vanno dal polo nord magnetico al polo sud. Ora che succede? Visto che il Sole ha una rotazione differenziale, quindi non è un solido come la Terra che ruota tutto insieme, diciamo, come un corpo rigido, l'equatore ha un periodo di rotazione più veloce dei poli. E quindi succede che, dato che il campo magnetico è accoppiato, si dice, con le particelle, quindi in questo caso con la fotosfera solare, quindi quando questa rotazione differenziale fa sì che
le linee di campo del campo magnetico vengono stirate e arrotolate intorno al Sole, e arriviamo nella situazione, diciamo, che è nella figura 3, quindi dove abbiamo tutte le linee di campo che non vanno più dal polo nord al polo sud, ma sono tutte arrotolate intorno al Sole. Dove queste linee di campo, diciamo, ancora più strette, diciamo, escono e entrano dalla superficie del Sole, si formano le coppie di macchie solari, che sono infatti sempre a coppie. Cosa succede quando arriva un brillamento? È che in pratica la linea di campo magnetico che esce, diciamo, quel loop che vedete, e questi loop sono anche osservabili dai telescopi, si vedono, insomma, questi loop, soprattutto l'H alfa delle linee dell'idrogeno. Quando questo loop si chiude, quindi la linea ritorna sul Sole, la parte del loop che diventa, diciamo, che rimane, viene espulsa, e quello fa parte, cioè quello è proprio il brillamento. Diciamo, per tornare in tema astronautico, volevo dire cosa questo può significare per gli astronauti che sono in orbita. Allora, ho visto che nei giorni scorsi l'ha fatto girare tra l'altro anche la nostra amica Samantha, un documento nel quale c'era scritto che quando c'era il Sole attivo era meglio per gli astronauti, era più sicuro, perché i raggi cosmici galattici venivano, diciamo, soppressi dall'attività del Sole. E quindi era più sicuro stare fuori con il Sole molto attivo, addirittura, ho letto, durante queste tempeste solari, piuttosto che quando il Sole è al suo minimo. Ebbene, diciamo, questa cosa non è propriamente corretta, nel senso che in realtà, cioè, questa cosa della depressione dei raggi cosmici galattici è vera. Quindi i raggi cosmici possono essere anche un fattore, diciamo, quasi 10 più basso. Parliamo di basso raggi cosmici di bassa energia, ma in realtà è anche molto pericoloso, cioè può essere molto pericoloso per gli astronauti. Diciamo che finché abbiamo eventi con protoni poco energetici è facile schermarli, perché questi protoni poco energetici sono poco penetranti, quindi basta uno schermo per poterli diciamo fermare. Però in realtà quando questi protoni arrivano a energie e in quantità elevate, possono essere a rischio anche la vita degli astronauti. Volevo fare un esempio. Nel 72, tra le missioni dell'Apollo 16 e dell'Apollo 17, ci fu una dei più grandi eventi, diciamo, registrati di attività di particelle solari, e fortunatamente è stato proprio nell'intervallo tra queste due missioni, perché se fosse stato all'interno gli astronauti probabilmente avrebbero sofferto di danni da radiazione intensa, come se fossero stati esposti a radiazioni centrale nucleare o un'esplosione nucleare. E l'altra cosa, sempre per parlare di misure di possibili danni agli astronauti, è che un'altra delle flare molto forti che c'è stata è stata nell'89, e nell'89, in quel periodo, c'erano, diciamo, due missioni diverse. C'era la Mir in orbita e c'era l'STS-34, quindi c'era lo Space Shuttle, che stava rilasciando la missione Galileo verso Giove. Ebbene, lo Space Shuttle era in un'orbita bassa, quindi era a 34 gradi, quindi abbastanza un'inclinazione coperta. Bassa. Esattamente, un'inclinazione bassa, quindi protetto abbastanza dal campo magnetico terrestre, e all'interno dello shuttle questa flare dell'89 non fu avvertita, quindi non fu registrata dai dosimetri a bordo. Mentre sulla Mir, durante, appunto, furono vari eventi, non mi ricordo esattamente quanti, ma tra il settembre e l'ottobre, questi vari eventi, diciamo, portarono agli astronauti una dose come se fossero stati in orbita per 100 giorni normali, diciamo. E quindi, diciamo, questi eventi, anche da un punto di vista
astronauti, insomma, dei safety per gli astronauti non sono trascurabili. Diciamo, concludo dicendo che fortunatamente eventi, diciamo, così pericolosi ce ne sono uno, un paio ogni ciclo solare. Eventi, diciamo, ancora importanti, però diciamo non pericolosi per gli astronauti, arrivano a una cinquantina per ciclo solare. Questo è la casistica, insomma, di questi tipi di eventi solari. Sì, non so se è stato tutto chiaro, se avete domande o... Sì, no, volevo approfondire, ma non in questo caso, magari facciamo una chiacchierata più lunga, la questione dell'energia, perché mi ricordo durante un Astronauticon, quando si ha l'occasione di mettersi uno davanti all'altro, mi ha spiegato tutta una questione molto complessa sulla maggiore danno che fanno a volte particelle meno energetiche rispetto ad altre, e volevo sapere se aveva anche un ruolo in questo caso, perché mi immagino che i raggi cosmici siano più energetici di quelli del Sole. Tu parlavi di protoni abbastanza lenti, quelli del Sole. Mi chiedevo se fossero più pericolosi in un certo caso, ma... Diciamo, qua stiamo parlando di protoni di intorno, diciamo, ai 100 mega electron volt, quindi ai 100 MeV di energia, e è difficile che siano pericolosi, cioè nel senso, uno spessore che è lo spessore tipico della stazione spaziale, per esempio, dovrebbe bloccare totalmente, mentre potrebbero essere pericolosi, per esempio, se l'astronauta è fuori in Eva, che ha solo la protezione della tuta. Mm-hmm. Ovviamente ritorna a questo discorso, cioè particelle anche di bassa energia, però dato che si fermano, quindi rilasciano tutta la loro energia all'interno del corpo e dei tessuti umani, possono essere pericoloso. Ho capito, cerchiamo di approfondire. Ovviamente, cosa. Ovviamente ci sarebbe da vedere bene, io ho detto, diciamo, un numero così, cioè una stima approssimata, ma bisognerebbe vedere appunto queste particelle quanto penetrano e basa l'energia, insomma, quanto riescono a penetrare di schermo. Un ottimo posto per approfondire queste cose, l'abbiamo già detto, il tuo blog lucadifino.wordpress.com. Volevo solo aggiungere una cosa, che se non erro sulla stazione spaziale cioè gli shelter, cioè i rifugi per gli astronauti nel caso ci siano di problemi di questo tipo, se non erro dalla parte russa dovrebbe essere Zvezda, proprio il modulo, quello diciamo un po' più schermato. Invece per la parte americana non ne sono certo, ma penso che già dove ci sono le cuccette sia comunque la zona più diciamo tranquilla, insomma più interna, quindi più schermata in caso. Sì, ci sono delle parti più schermate e in caso appunto di eventi molto forti agli astronauti viene richiesto di andare a ripararsi in questi shelter. In questo caso, con questa per qui non è successo, insomma. Volevo aggiungere un'ultima cosa, vediamo se riesco a vedere come questa immagine, per farvi capire insomma di che cosa stiamo parlando, che volevo far vedere l'andamento temporale della... Ah, questo grafico si trova anche sul tuo blog, lo stavo guardando prima. Sì, questo è un po' più completo, quindi si vede che diciamo dopo il 22 gennaio c'è un primo piccolino, che è quello, diciamo, è l'evento di particelle associato alla flare, quindi al brillamento. Dopodiché il picco, quello molto grande e anche molto lungo, è invece quello associato alla CME, che ci mette quasi 3 giorni, diciamo, per le particelle di più bassa energia a tornare alla normalità. Questo è per far capire. E stiamo parlando di un incremento di particelle di diciamo da 10 a 20 volte, anche 100 volte. Questa è una delle cose meno visuali, al di là dell'esplosione in sé, che è catturata dai vari strumenti che abbiamo intorno al Sole, è abbastanza spettacolare, ma oltre a quello, gli effetti delle particelle sono visualizzati soltanto da questi rivelatori, è qualcosa di meno diretto, quindi
è sottovalutato quando si parla di rischi di un viaggio spaziale o della permanenza nello spazio normalmente. Figuriamoci quando a parlarne sono magari dei non tecnici, in questo caso c'è sempre più bisogno di un punto di vista di questo genere. Ti ringrazio. Grazie Luca. Approfondiremo la cosa sul tuo blog. Io adesso però passerei oltre, anche visto l'ora. Se abbiamo finito di parlarne, qualcun altro aveva dei commenti? No, a parte che proprio per questa attività solare vedrete su internet che stanno impazzando molti video su aurore boreali, perché chiaramente sono particolarmente intense. Le alte latitudini hanno questo vantaggio. Qualcuno ha tirato l'acqua? Sì, addirittura che si potrebbero arrivare a vedere in determinate situazioni, arrivare a vedere dalle montagne del nord Italia. Una curiosità sulle aurore. Le aurore, quelle visibili, diciamo, a occhio nudo, sono date dagli elettroni e non dai protoni. I protoni fanno delle aurore che sono visibili a occhio nudo. Ok, quindi è l'interazione degli elettroni con gli strati alti della ionosfera. Esattamente, con l'ossigeno atmosferico e gli strati alti. Ok, allora, terminate le news, terminata questa news di approfondimento con il fisico Luca Di Fino. Il grande fisico Luca Di Fino, il fisicaccio Luca Di Fino, che inviteremo altre volte, perché magari gli regaliamo un microfono o facciamo qualcosa per questi difettucci audio, però va benissimo. E mandiamo un gingolino, facciamo il ringraziamento per le donazioni della settimana e poi ci appropinguiamo alle rubriche. Marco non mi ha mandato particolari segnalazioni di donazione, non so se è perché non l'ha fatto, di solito lo fa un po' prima della puntata. Io ringrazio il nostro Gianpietro Ferrario, già super collaboratore di ISA per una serie di iniziative, principalmente la collaborazione con le scuole per i collegamenti con la stazione spaziale. Ma non solo quelle, non sto a fare l'elenco. Grazie a Gianpietro per la sua donazione, che è assolutamente gradita. Parlando di donazioni, se volete sapere come aiutare Astronauticast, astronauticast.com mostra sulla parte destra della pagina, che si sta caricando con una lentezza esasperante, eccola qua, tre bottoncini. Due vi permettono di abbonarvi con una donazione ricorrente di 3 o di 5 euro ogni mese, che noi paragoniamo all'acquisto di una rivista mensile, oppure con una donazione one time, dove voi scegliete un importo e lo donate all'associazione ISA, che lo devolverà ad Astronauticast oppure a uno degli altri progetti, come ad esempio Stratosfera. Torneremo a parlare di Stratosfera nei prossimi giorni, perché ci prepariamo con la missione 4, ci sono varie idee, varie novità di cui parlare, non si sa quando queste novità verranno sollevate dall'embargo, però ci sono un sacco di iniziative, o la nostra convention che arriverà nella seconda metà di aprile, che richiedono un modesto diciamo contributo economico. Fino adesso siamo riusciti a mantenerci grazie alle donazioni e ringraziamo tutti gli ascoltatori e i fan di ISA per questo, i soci di ISA più che i fan, perché è una questione di associazione. Grazie a tutti quanti, scaletta, partiamo con... Volevo solo fare il momento che potrebbe essere pane per i denti di Ricky, che appunto c'è chi dice che il terremoto di questi giorni è stato causato dal brillamento solare. Non aspettavano altro, ma ho visto che anche Luca ha fatto due twittate di quelle... Non ho visto assolutamente queste voci. A questo punto mi sorprende di non averle viste, perché effettivamente fanno parte del folklore che accompagna questi tempi bui quando la scienza viene tirata in ballo semplicemente per... Oggi ho letto una cosa, ragazzi, non c'entra molto, ma c'era un'immagine di Doug Willock dell'anno scorso del Sud Italia illuminato di notte, una foto della stazione spaziale che mostra la Sicilia al contrario, vista dal nord. E c'erano un sacco di commenti, era pubblicata su una pagina di quelle con immagini stupide su Facebook. La metà dei commenti dicevano è falsa. Siamo arrivati al punto in cui si dubita di tutto, no? Siamo tutti furbi. Io
vedo l'immagine ed è falsa. No, si vede, è un fotomontaggio, è falsa, falsissima. Vabbè. Chi è che ha pubblicato cose sui terremoti? Ma ho visto c'era Francesca sulla chat che ha ricordato questa cosa, non l'ho vista più di tanto, non l'ho seguita, ecco, però... Sì, adesso non è il caso di perderci troppo tempo, però... I complottisti che sbucano fuori da tutte le parti, quindi se si riesce a prendere due cose che non c'entrano assolutamente nulla fra loro e trovargli un legame e dire, oh, ma può essere quello che... Vabbè, io mi sono svegliato male stamattina, quindi magari, che ne so, domani nevica, ecco. Va bene. Passiamo alle rubriche. La rubrica che ormai è alla sua terza iterazione. Non so se c'erano le notizie in particolare, sicuramente la raccolta delle richieste in particolare, sicuramente la raccolta del nostro Paolo Amoroso, che scuote la testa, quindi gli passo la parola con un contenuto assolutamente inedito scelto da lui. La rubrica è Space 101. Ecco, il sintetizzatore audio usato per questa sigla ci è costato una fortuna, ma non badiamo a spese per la qualità di questo podcast. Venendo invece a Space 101, questa rubrica, prima abbiamo ricordato l'importanza di ricordare sempre le basi, di parlare sempre delle basi dei vari argomenti scientifici su cui si fa divulgazione. Questa volta quindi ci facciamo delle domande di base, cioè che cos'è lo spazio e dove si trova lo spazio. Lo spazio è la parte di universo al di fuori del nostro pianeta. Il nostro pianeta ha una forma sferica ed è separato dallo spazio esterno dall'atmosfera, cioè lo strato di gas che circonda la sfera terrestre. È uno strato di gas relativamente sottile in proporzione al globo terrestre e la maggior parte dei gas dell'atmosfera, circa i tre quarti, si trovano al di sotto di una quota di una dozzina di chilometri dalla superficie. E i gas dell'atmosfera sono sempre più rarefatti a mano che aumentiamo la quota, che quindi ci allontaniamo dal nostro pianeta. E si è deciso convenzionalmente di far iniziare lo spazio esterno a una quota di 100 km al di sopra della superficie terrestre. Non è una definizione arbitraria, è una zona, una parte al di sopra dell'atmosfera che viene chiamata convenzionalmente linea di Kármán, o Kármán, non so come si pronunci perché prende il nome da uno scienziato americano di origine ungherese, Theodor von Kármán o Kármán. Chiedo a chi ci sta ascoltando di farci conoscere la pronuncia corretta. Io sono stato al Kármán Hostel di Budapest, però non ti so dire come si pronuncia. Tra l'altro mi pare che fosse... Sono carmagnola, però non... mi pare che fosse Todor Kármán in ungherese, quindi forse Theodor era l'americanizzazione del suo nome. Certo, io sono un uomo di mondo, quindi la mia pronuncia ha un valore assolutamente trascurabile. su come si può dire. Comunque alla quota della linea di Kármán cosa accade? Accade che i gas dell'atmosfera non producono più effetti aerodinamici su eventuali veicoli che volino in quelle zone, il che significa che a quelle quote l'atmosfera non è più in grado di sostenere il volo oppure l'orientamento di un veicolo in volo. Quindi gli effetti dell'atmosfera ai fini aerodinamici sono trascurabili ed è lì che inizia convenzionalmente lo spazio esterno. Al di sopra dei 100 km troviamo quindi lo spazio. Prima di concludere questa puntata alla rubrica Space 101, vi ricordo che questa è una rubrica 2.0 a cui potete partecipare con le vostre domande e i vostri quesiti. Vi invito anche a mettermi il voto, cioè a dirmi se riesco a spiegare in maniera effettivamente semplice e comprensibile le cose di cui parlo, come cerco di fare. E questa volta però vi tiro le orecchie perché non mi avete dato un voto basso
per l'episodio scorso, in cui ho usato un termine tecnico, ugello di scarico dei motori a razzo, senza definirlo. Allora provvedo subito dicendo che l'ugello di un motore a razzo è quella bocca a forma di campana da cui vengono espulsi ad alta velocità i gas di scarico prodotti dal motore a razzo, i gas quindi la cui espulsione provoca la propulsione, quindi dà la spinta al veicolo spaziale. Per questa puntata è tutto, ci risentiamo al prossimo episodio. E la campana. Ma il motivo per cui non ti fanno le domande, perché il nostro pubblico è già super imparato, però... Super imparato, sì. Allora chiamino i loro amici, tutte persone che si avvicinano per la prima volta allo spazio, nuovo pubblico, ci portino nuovi ascoltatori, nuovi spettatori, che non si pentiranno di questa scelta. Allora, non c'è Marco, che di solito è il principale artefice di Yo Robot, e quindi non avremo occasione di sfoderare i nostri androidi in questa puntata. Abbiamo deciso di essere i nuovi simboli della rubrica. Un momento, mi cade tutto, eccolo lì. Però abbiamo dei link simpatici. Questa cosa che ha linkato Riccardo sono immagini tutte da gustare, quindi le lascio descrivere a lui mentre io le preparo. Sì, vi segnalo tre link con tre immagini, diciamo tre immagini della settimana. La prima riguarda la capsula Dragon, di cui Mike ha parlato nelle news, cioè la prossima capsula che speriamo decolli al più presto. È un panorama immersivo che ha anche, diciamo, una features in più, che, cioè, se voi rimanete un attimo nelle varie sezioni della capsula stessa inquadrata all'interno, gli elementi spariscono in modo da poter vedere anche, ad esempio, cosa sta dietro una paratia, cosa ci può stare dietro all'oblò, come, da che parte ci sarà l'attracco verso la stazione spaziale. È carino, insomma, un classico panorama immersivo, però con un qualcosa in più. Poi il secondo link, che vi metto anche in chat come ho messo il primo, è un'immagine commemorativa per i due MER, i Mars Exploration Rover. Allora, sappiamo che Spirit purtroppo ormai è dato per deceduto, mentre Opportunity, ne parlavamo la settimana scorsa, sarà in un periodo, diciamo, di sonno per affrontare l'inverno. E sono 8 anni che questi due oggetti sono arrivati sul pianeta rosso, e questa immagine, che secondo me è molto carina, vuole appunto ricordare questi 8 anni in cui, con un fotomontaggio, è stato riprodotto un 8 con le con la traccia lasciata dal rover. Che non sono, anche... non sono i teppisti fuori di casa di Luigi, no? Che fanno gli drifting. esatto. L'immagine è anche accompagnata da delle belle parole di Stuart Atkinson, che già avevamo potuto conoscere sempre grazie a Mike, che nell'episodio, direi, 5, nell'episodio 9 della stagione 5 ci ha, diciamo, narrato una sua poesia in italiano molto toccante, sempre riguardante Spirit, appunto, e la sua grande missione. Non ricordarlo, che adesso continuerà ad arrivare la sequenza di richieste del video montato di quella cosa che non abbiamo il tempo e la voglia di fare. Vabbè, questa è una cosa che te la devi vedere tu. Infine, l'ultima immagine che vi metto, anche questa in chat, è, diciamo, Blue Marble 2012. Allora, cos'è Blue Marble? Questo termine è stato coniato per una foto scattata dall'equipaggio dell'Apollo 17 nel 1972, che riprendeva la Terra nella sua interezza, illuminata, e praticamente è stata una delle immagini più distribuite, più diffuse a quell'epoca, perché era chiaramente molto evocativa. Di anno in anno comunque ci sono state altre occasioni per aggiornare questa foto, poi la tecnologia è avanzata come tutti potete immaginare, e adesso praticamente sul sito, su uno degli account Flickr di NASA, ne potete trovare una versione aggiornatissima ad una risoluzione di 8000x8000 pixel, quindi la potete zoomare e mettere dove volete praticamente.
dispiace solo che sia il lato dove diciamo dominano gli Stati Uniti, però comunque è un'immagine per me meravigliosa che vi lascio gustare in tutta la sua magnificenza pixellosa. 64 megapixel, mica pizza e fichi. 8000 per 8000 già. Sì, diciamo che qualche detrattore della cosa diceva la prima immagine era effettivamente una fotografia unica della Terra, in un unico momento ci stava all'interno di un'inquadratura tutta la Terra, perché è quella di Apollo 17. Adesso si tratta di un mosaico, sarà sicuramente più alta risoluzione, sarà sicuramente più bella, ma diversa la poesia di vedere la Terra effettivamente come un sassolino blu nel vuoto rispetto a un sassolino blu fatto da tante striscioline, che poi l'effetto è praticamente nascosto, però non ha la stessa poesia. Qualcuno in chat sostiene la teoria della Terra cava, che questa immagine chiaramente smentisce, ma è tutto una copertura da parte del nuovo ordine mondiale. Quindi l'altro link della settimana che volevamo darvi è il link al nuovo blog di Roberto Battiston per le scienze, che non riesco a trovare come link, quindi ve lo lasceremo nelle note dell'episodio. Ma Roberto Battiston, uno degli scienziati dietro a AMS, il rivelatore di particelle a bordo AMS-2, prima di quello AMS a bordo della stazione spaziale, è stato ospite di una intervista in una delle scorse puntate della stagione scorsa, se non sbaglio, se non di 2 stagioni fa. Quindi lo ritroviamo volentieri in un contesto divulgativo, è una persona molto molto capace di spiegare con parole semplici, ma non banali, quello che è un argomento molto complesso, quasi come ha fatto il nostro Luca prima. Quindi vi invitiamo a visitare il suo blog. Cercheremo magari anche di riportarlo in trasmissione in un futuro. La sorpresa che Paolo Amoroso aveva annunciato, la rischeduliamo al prossimo episodio per ragioni di tempo, siamo già ampiamente oltre l'ora e poi soprattutto non ce la posso fare. Quindi cominciamo a tirare i remi in barca, se non ho dimenticato nulla, e darvi appuntamento alla prossima puntata. Sto dimenticando qualcosa, mi controllate? No, perfetto. Sei a posto. Perfetto, grazie della... checklist è completamente ticcata, non so come dire. Sì, infatti vedo tanti semafori verdi sulla nostra checklist, ne vedo che ne mancano 2. Commenti non ci sono stati, ringraziamenti per le donazioni, sì, li abbiamo fatti, quindi li metto ticco io a nome tuo, Riccardo. Abbiamo chiuso la checklist da parte mia. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano. È tutto per questa puntata 14. Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso. Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli. Da Modena vi saluta Riccardo Rossi per gli amici Enrico Arrial. E da Roma vi saluta Luca Di Fino. Appuntamento alla prossima settimana, finito gennaio, siamo al 2 di febbraio, giovedì sera, Astronauticast stagione 5, episodio 15. Fino ad allora, ad Astra.